antiriduzionismo, no? Qui si manifesta, in questo comportamento religioso per esempio, si manifesta una certa protesta sociale, ma questa manifestazione religiosa è sì l'occasione attraverso cui si esprime la protesta sociale, però ha proprio la caratteristica di non essere protesta sociale. E allora che cosa succede? Succede che quel fenomeno che tu hai non può essere ridotto al suo significato. Questo è il suo significato. Non è vero che non ha un significato, ha un significato, lo posso individuare, ma non è riducibile al suo significato. E infatti se io prendessi un mito, per esempio, e lo spiegassi come fa l'intellettualista, brutalmente quando ero ragazzino in Somalia mi si spiegava in questo modo il fatto che i musulmani non mangiano la carne di maiale, perché la carne di maiale è pesante e quando dove fa caldo fa male, no? Ora, questa è abbastanza tipica, perché è un positivismo sbracato, no? Ammettiamo pure che ci sia questa motivazione, ma la cosa fondamentale è che io musulmano non mangio la carne di maiale perché il maiale è sporco, perché questa carne è infetta. E queste per me sono motivazioni reali. Questo è il punto. Se tu mi togli queste, mi hai tolto il fatto che io sono musulmano. Non hai spiegato me musulmano, mi hai tolto. Mi spiego? E allora il problema è appunto questo. E come mai che, ad esempio, un certo modo di vivere, che sono dei colori, delle figure, degli oggetti, no? Diventa importante all'interno di un mondo. No, non è vero che questo si spiega riportandolo alla struttura economico-sociale, perché viene fuori la ovvia ragione, anche quell'altro luogo a quella struttura economico-sociale, però non a quelle credenze, come mai? Ma perché? Perché la questione è appunto di un gioco più sottile di fattori, di emozioni, di rappresentazioni, di tradizioni, di condizioni reali, no? Che nel loro intreccio creano la possibilità, non la necessità, che qualcosa esista. Politicamente la pianto, la cosa è estremamente importante perché è stupido, è cieco paragonare per esempio le condizioni economico-politiche dei lavoratori che sono in una zona con quella dei lavoratori di un'altra e dire per esempio presentano certi indici comuni, dunque la situazione è comune. No. Esistono mille fattori che possono rendere quelle condizioni oggettive vissute, interpretate, sentite, giudicate dai lavoratori di quella zona in maniera completamente diversa. E io devo tener conto di questa presenza reale, guarda un po', dei soggetti che fanno la storia. Perché se non valesse questo discorso, noi dovremmo dire una cosa mostruosa, che la storia è un meccanismo che va avanti senza gli uomini. Ci hanno provato, al Giussel ci ha provato, ma le conseguenze sono state ridicole. Insomma. Ovviamente riscoprire questa importanza della soggettività, primo, toglie l'erba sotto i piedi al postmoderno. Questo è un riconoscimento nostro, non vostro. Hegel lo insegna, non Wundt e Newton, primo. Secondo, restituisce il protagonismo dei lavoratori. Ma il socialismo per cui ci si deve battere è un socialismo in cui il lavoratore conta. Diciamolo francamente, in cui il lavoratore non obbedisce al partito. Ma se accetta quello che dice il partito, lo accetta perché è convinto, no? Ma ha un protagonismo. La vecchia disputa che aveva Lenin e i suoi compagni, chi deve avere il controllo dell'economia, i soviet o l'ufficio centrale della pianificazione? L'orientamento iniziale era il soviet, però non hanno funzionato, non c'è, nulla ci andava, erano barbari, insomma, no?
E allora che fa? Arriva il partito, centralizza. Giusto, ha consentito all'economia di andare in qualche modo, insomma, no? Però poi l'abbiamo pagata. Non per colpa dei comuni, se potevano fare, poveracci, no? Però sarebbe del tutto criminale se noi, che siamo in condizioni in cui potremmo fare cose diverse, continuassimo nella barbarie della nostra ignoranza. E ci stiamo continuando con una perseveranza della contadina di miglior causa. Purtroppo mi dispiace, ma il testo di Hegel non l'abbiamo letto, però insomma faremo le fotocopie, perché insomma si prestava una serie di considerazioni bellissime. Però questo argomento del fatto sul fatto della storia che si propone in luoghi diversi, con motivazioni diverse, eccetera, questo già l'abbiamo tirato fuori più di una volta, però io non l'ho mai capito bene sul fatto che noi possiamo parlare di un medioevo, per esempio, cinese, un medioevo giapponese, non lo sai, e no, vabbè. Però non lo so, no, ma io me lo ho detto, ma almeno molti, insomma, più di qualcuno che diceva lo sapeva, c'erano delle caratteristiche di fondo che si possono prendere dal medioevo cinese, i feudatari. E la struttura. Tu fai conto che A sia una caratteristica di fondo. A si trova lì e A si trova là. Però lì si trova insieme a B e C, lì si trova insieme a E e a F. Quell'intreccio credi che non cambia A? Io credo di sì. Io credo che la caratteristica di fondo ha il carattere che ha dentro l'intreccio con altre condizioni. Se cambia questo intreccio, anche la caratteristica di fondo cambia. Se no saremmo degli attivisti semplicemente che fanno l'astrazione delle caratteristiche di fondo. Dicono, questo è l'uomo. Però quell'uomo ha il difetto di non essere da nessuna parte. No? La caratteristica di fondo, questo può essere un metodo per classificare, così per utilità, ma non ti permette di capire niente. Invece, no? Questo succede. Senti Stefano, una domanda, perché oggi stavo leggendo un testo che parla riguardo all'industria culturale, la società di massa, eccetera. E leggevo le posizioni. E leggevo la posizione della scuola di Francoforte, la dialettica negativa, eccetera, eccetera. E, mentre c'era un'altra posizione non marxista di uno studioso degli anni 50 che diceva che ci sono talmente tante connessioni, è talmente strutturata la realtà che alla fine l'unica maniera per interpretarla non è quella di usare categorie che pietrificano la realtà, e quindi l'unica via d'uscita è quella poi dell'intuito, cioè l'intuito come capacità quasi creativa di riuscire a leggere la realtà. Vedi quanto è importante Hegel quando dice, per esempio, che l'uomo politico ha l'intuito della totalità e che solo post festum arriva il filosofo e spiega la razionalità di quello che l'uomo politico ha fatto. È un discorso pericoloso dal punto di vista politico. Cioè, no, non è pericoloso. Ovviamente è sempre pericoloso quando tu maneggi cose che non siano la ragione, però anche la ragione è pericolosa, che diventa quello schema, eccetera. No? Però ecco, io credo che nella tradizione dialettica è del tutto chiaro il riconoscimento del ruolo, della presenza, del peso, dell'intuizione. Quindi, perché poi alla fine si parla proprio di una soggettività creativa che serve per... Certo, il problema vero è un altro, è che dopo tu devi spiegare. Mi pare che un testo formidabile sono quelle poche paginette di Freud in cui spiega.